dieci discepoli di Padre Pio. Di nuovo, in una delle sue lettere, lettera prima, pagina 707, leggiamo questa frase. La pace e la semplicità dello spirito, la serenità della mente, la tranquillità dell'anima, il vincolo dell'amore. La pace è l'ordine e l'armonia in tutti noi. Ella è un continuo godimento che nasce dal testimonio della buona coscienza e allegrezza santa di cuore, di un cuore in cui regna Dio. Penso che a questa frase corrisponde il famoso detto di un grande santo carmelitano scalzo, San Giovanni della Croce. Lui ripeteva spesso ai suoi confratelli: solo Dio basta. Infatti, quando Dio entra nel nostro cuore, quando la preghiera fa parte principale, quotidiana della nostra vita, noi ci sentiamo tranquilli e sereni. E in questo modo possiamo trasmettere proprio la vera pace, la consolazione agli altri, ed essere sensibili nei confronti chi è forse confuso, chi sta in crisi, chi ha bisogno di una mano amichevole. Vale la pena anche qui ricordare la preghiera di San Francesco: Signore, utilizzami come lo strumento della pace. Aiutami di portare dove c'è odio il perdono. Aiutami dove ci sono le lacrime portare un po' di sorriso. Dove sono le guerre, invidie, portare la pace. Santo Padre Pio, con tutta la sua vita, cercava di dare un sollievo a chi ne aveva bisogno. Attraverso le sue confessioni, che era una croce pesante per Padre Pio, quanta pace ha trasmesso. Attraverso le soluzioni, quanta gente ha unito a Dio. Quanta gente, grazie a lui, ha fatto la santa, vera comunione con Dio. Non dimentichiamo, miei cari amici, discepoli di Padre Pio, solo lo spirito sereno, solo l'anima sana, solo la mente pulita, solo la coscienza educata e pulita può aiutarci di diventare i veri testimoni di Cristo. Questa è la nostra missione, la missione dei discepoli di Padre Pio di portare la pace, e la pace deriva solo da Dio nostro.